Mi scappa uno starnuto, ma non Guarda, mi torno, esce. devi fare la sigla. Dai, che diventa scemo, Dani! Ciao amici! Ma ti tagli i lunghi dei... È quello dei gatti! Ciao amici! Tocca a lei, cioè nel senso a lei è già toccato. Tocca a vedere come è nato sto meraviglioso, meraviglioso si spera, bimbo tra Dorothy e Tudor. Vi ho chiesto nei commenti di scegliere il nome ed ovviamente, ma anch'io come ho fatto a non pensarci? Cioè in realtà non potevo pensarci perché questo video l'ho registrato prima di... Cioè lo scorso video l'ho registrato prima di partire per il Malawi. Tutti voi, cioè la maggior parte di tutti voi, mi hanno detto di chiamare il figlio Pierpaolo. Non Pierpaolo. Pier Giulio. Neanche Pier Giulio. Andrea? Bravi bensì ragazzi. Willy. Willy è la persona, l'uomo che ci ha accompagnato per tutto il viaggio del Malawi. Quello dei cioccolati, della fabbrica. Sì, proprio lui, è lui che ci ha accompagnato. E quindi, visto che molti dicevano chiamalo Willy o chiamalo Malawi, io lo chiamerei Willy Malawi, che fa ridere come cognome. Malawi. No, allora, congratulazioni, è un maschietto, allora non nome... Il cognome di Tudor. No. Non gli mettiamo Malawi, mi piace più. Malawi. Perché così anche Dorothy si sente un po' a casa. Siamo pronti a vedere come sarà. Ti immagini se esce di colore? Perché il cognome è in maiuscola e il nome no? Scusami, se no tu impazzisci. Sì, Willy di Malawi. Oh. Pronto? Ora sono pronto. 3, 2, 2 1. 7. Vediamo come sarà il bambino. Sarà come tutti, perché sono tutti uguali i bambini. È un fagotto. Oh, ma che carino! Ma dove gli ha tirato fuori quel fagotto? Ma è pelato? Che vero, carino! Era no, che tutti i bambini nascono no. Pelati. Oh, no, raga, cioè, mi sono cambiata, sono già pronta per andare a casa con il mio bambino. Non è piangere! Vestito, è sì, con la maglia di Superman. No, c'è sopra una banana. Uno scimmiotto super con la banana. Bananina. Super bananina! Tutto bene? Non lo so, sinceramente non lo so. A me sembrano palpitazioni. Io no, nuovo neonato, sono felice. Sensazione meravigliosa. Ma infatti ho visto che mi ha fatto qualcosa di strano. Boh, ringraziamo il medico. No, fai ma la per... vista. Aspetta. Sì, vuole ringraziare il medico in che modo? Scusa. Scusa, ma dove? È sparito il bambino? Io nuda? Si fa così. Quando tu non hai ancora partorito in ospedale, ma così funziona. Andre! Già, non l'avevi capito? No! Siamo proprio amici. Perché dentro Andre c'è un po' di Sabri. Dentro Sabri c'è un po' di Andre. Siamo proprio amici, raga. Ma scusa, il bambino dov'è? È a casa. Willy. Avevi già che perso Willy. Che po' pensavo di averlo per... No, devo chiamarlo Kevin. Kevin. Allora, ragazzi. Uguale. No. Partiamo che io sono a casa con la pioggia. Vuoi tra l'altro lecca? No, non voglio lecca lecca tra... Oh, Andre, guarda che con la pioggia sono tutti i regalini. Trovi. Attiviamo l'aura emotiva. La pioggia lascia tipo tutte queste cose qua. Ah, sono tipo i regalini, lo sapevo, i pezzi di no, cromosomi. Quelle cose nello spazio. Neuroni. Con le crepe. Ah, è Nutella. Vabbè, quello. Comunque, bello che io arrivo a casa e torno al computer. Chi è stupido? Torno al computer, nessuno ci fa la festa, ce ne freghiamo tutti. Allora, su. Ma perché si deve non lo ogni so, volta? Perché va a fare la doccia sotto la pioggia. E così si fa in Malawi? È in Malawi, sono abituati così. Allora, Suri è teso. Perché, amore mio, sei teso? Perché ho paventato dei temporali! Anche cane, era lì che tremava l'altra sera. Stefano è teso? Ma col prosciuttino hai risolto tutto. Perché ho paventato dei temporali! Ho paventato dei temporali! Che salto ha fatto! Mi ha spaventato dei temporali! Tu da cosa sei spaventato, Sabri? No, amore, tiro giuro, non me la sarei mai aspettato! E tutto questo, Stephanie, mentre è spaventato dai temporali... Se ti metti così, tipo sembri... Senza pollice. Grazie. Stephanie balla perché deve togliersi un po' la paura dei temporali e quindi è così. Willy ha molta fame, se non sarà nutrito verrà portato via! Guarda, c'è la freccia della verità. Chi è Slorty? No, no, fermi, raga, ce lo stanno per portare via. Stephanie, vai a dar da mangiare al bambino. Mi portano ma via perché, ma scusami, perché sei in una cantina un bambino? No, non è una cantina, è casa dei miei, il piano di Willy. Sopra. E poi non è un bambino, è Willy Malawi. È Willy Malawi. Oh. E la cuccia è la cuccia, la cosa è rosa perché la speravamo cuccia, la smetti una fe... di cambiare. Bravo! Guarda lo zio Stefanino. Oh, sì, sì, ma che carino. Ma cosa ha mangiato Stefanino? Aspetta, ma non ho capito, così. Lui non è Andre? No, lui è Stefanino. Ma è Andre? No, Andre è un'altra. Io e Stefano siamo due cucciolate. Ma no, l'ho fatto palestrato. Mette gli occhiali apposta a Stefano. Ma non è Stefano questo? È un po' allora, fidato se è Stefano. Surri.
Però... ma non è surdo. Sì, è la versione elegante. Ma tu devi guardarli con gli quando occhi si, dell'amore. Quando si cambia, è perché l'ho fatto un po' più figo, però quando si cambia è surri. Ma quindi è incesso, poi c'è papà, no, che vedi, papà è sempre vestito da dog perché gli piace vestirsi da dog. Sicuramente gli piace anche pulire per terra. Sì, poi c'è Tudor che è appena nato suo figlio. Ma e Tudor non è... ci assomiglia. Tudor, sì. Sì, ma non è ancora andato a vedere suo figlio, vuoi andare da tuo figlio per favore? Mi se ne frega quando c'è il toast. No, allora, c'è Tudor... Stefani fidato. No, Tudor adesso andrà. Sì, da figlio sono dal figlio. Ah, ecco, Tudor come prima cosa deve cambiare il pannolino al figlio. Raga, votate che nel prossimo commento facciamo crescere Willy perché... Ma ce l'abbiamo un tempo. Perdonami, non ha fatto niente Tudor col figlio, la prima cosa che gli fai è cambiare il pannolino. Eh sì, sparisce deve, di nuovo. Deve entrare nel... Perché mi stai guardando? Dobbiamo registrare il mio The Sims. Vai di là, poi registriamo anche il tuo. Scusa, papà deve ballare, hai capito? Ma non stava. Ah, papà Waigo. Papà Waigo, Tudor vuoi venire a cambiare? Ecco, guarda come cambia la cacca del suo piccolo bambino. C'ha una voglia, guarda come cacchi cammina. Ma perché lui è così, Tudor è fatto assolutamente così. Bravo. Cambia questo pannolino. La freccia della verità, chi è il più bello? La freccia della verità. Guarda che belli che siamo, amore, con le maglie uguali. Sono Bubi e Buzz. Sono Bubi e Buzz. Chi la riempie meglio? Freccia della verità. Dai, amore! Willy sta piangendo. Ma scusa, perché puzza già? Perché è di famiglia. Ma Tudor gli ha appena cambiato il pannolino. Sì, ma cava le mani sporche. Capito, ho già capito. Cambia il ragazzo. Sa di Etiopia. Amore, vai di là! Non sa di Etiopia. Vabbè, ci deve pensare la mamma. Perché Tudor è un padre che, poverino, è appena diventato papà. Ancora non sa niente. Cosa vuole Stefanino? E qua non lo so, è un... Ho detto Doro. Io non l'ha fatto. Ma guarda che bravo. Stefanino senza dirgli nulla. Guarda che va. Puzza. Oh, sta bambina. Sta bambino puzza. No, spero di no. Dice cucci, cucci, cucci. Aspetta, ma è Willy ed è maschio? Eh sì, adesso ce la cambiamo la cuccia. Perché la culla. La culla. Perché... Animali, cuccia. Persone, culle. Sì, scusami. So che per te sono uguali. Amore, il mio tè. No, l'ho trovato lì. Eccolo. Willy, perché il colore della natura è verde, visto? E allora torniamo con Willy Malau, è tutto verde. Dai, cambia di sto pannolino, cosa stai aspettando? È di Tudor e Dorothy. Però evidentemente il papà è Stefano, perché Tudor e Dorothy se ne stanno fregando. Anzi, Dorothy stava salendo, ha deciso a un certo punto di andare in bagno dal suo maritino a amoreggiare. Tanto chi se ne frega che abbiamo appena avuto un bambino, è meglio amoreggiare, C'è Stefano, quello pure. Adesso fa la cacca. No, ma dai, ma perché questo... No, amore, ma guarda Tudor. Fa la cacca davanti a sua moglie. Vabbè, anche tu la fai, anch'io la faccio davanti a te. Guarda il water che gli fa, che figo. Abbiamo messo ho voluto il water, quindi fa tipo la televisione. Ma voglio anch'io la televisione. Allora, ora papà è addormentato, ma deve andare a conoscere il pupo. Quindi, sta dormendo, papà, non può farlo. Non mi interessa. No, non lo può fare dopo. Papà deve andare dal pupo. Sta lì, non si muove. Non mi interessa. Guarda che è sveglio. Allora, papà andrà dal pupo a chiamare un servizio di babysitter. Amore, annusa il marcio che dietro le orecchie. Che puzza, che cos'è? È il marcio dietro le orecchie. Ma ti vuoi andare a lavare? Te ne vai di là. Ah, Chloe, congratulazioni per il nuovo arrivo nella famiglia. E Tudor risponde con ok. È mia madre. È uguale. Allora, papà Waigo ha detto che tu venivi su a fare... No, a coccolare un po' questo bimbo. Ma voi lo sapete perché Sasha è qui? Perché mi sta mettendo ansia che deve fare il suo video. Perché ti conosce. Amore, puoi andare di là, puoi venire dopo, non mi addormenti. Guarda la tua immensa bellezza. Ecco l'amore, Surri, guardalo. Ma, ti assomiglia. Ma perdonami, quando allora, è nudo cambia persona? Sì. Non era così È prima. Molto teso perché è stato sorpreso da un... temporale terrificante. Dorothy, chi la sta chiamando? Sabrina! Congratulazioni per il nuovo arrivo in famiglia. Chi ok. Io mi ha cambiato. Sì, devo modificarmi perché con l'aggiornamento mi ha fatto così cessa. No, sei bella. Okay. È semplice. Vabbè. Surri, fai vedere cosa sei capace di fare a papà Farda. Fai una doccia sotto la pioggia. Giocare, guarda cosa Surri. Fa Surri, amore. E c'è un temporale! Guarda, Giulia, cosa fa? Sei pronto? Guarda, vuole Surri cosa fa? Ora è molto teso. Si lava sotto la pioggia. Ok, l'ho visto tutto. Ok, basta. Per risparmiare. Papà Waigo è andato con... Mamma, gli ha dato il bacino. Oh, come io faccio con mio... Non rimetterlo giù, papà Waigo. Papà Waigo, fagli una faccia buffa. Papà Waigo, papà Waigo. Che carino che ha questo. C'è di carino. E fa cucci, cucci, cucci. Allora, poi ragazzi, io intanto salvo qui, perché non si sa mai nella vita. 12 ore. Sì! E voglio far vedere ad Andre che cosa ho fatto nella sua casa. Pensavo le guance. Perché Andre? Puntavo sulle guance. Hai un tic? No. Allora, devi sapere che nell'altro episodio... Mi ha fregato la freccia della verità. È qua la freccia della verità. Ci tengo la mia freccia della verità. Chi è la migliore? Oh!
L'ho presa in mano. Andre, guarda. Guardo, cosa hai fatto? Ho fatto una cosa bella nella tua family. Nella mia family. Mamma mia, cambio casa di mates, potrei fargli qualcosa. Vabbè, il allora cadaveri. Vedi che la tua casa è diversa? Bella, perché? Non gliel'ho ancora fatto. Perché tu sopra... faccio la caglia, neanche il tetto. Ma perché sopra voglio fare la piscina. Senza tetto, quindi? Così si riempie man mano che piove. Ah, buono. L'acqua non manca mai almeno. Non manca mai l'acqua piovana. L'acqua piovana. Allora, guarda un po' come funziona. Perché abbiamo tappo. Un cane blu? Stai zitto. Abbiamo un cane blu. Stai zitto, è arrivato il babysitter. Allora, questa è la casa. Sì, è Penny. Blu. È Penny. Sta male. No, è fatta così. Allora, questa è la vostra casa. La praticamente, sì. Qua si può andare di sotto, che devono consigliarmi nei commenti. Io non ho ancora guardato fichi, i commenti fichi. Di cosa vogliono, no? Fichi fichi con Nicole sotto. Costruire una taverna, magari col biliardo, cose è strane. Un letto. È un letto. Poi questa parte di casa qua, in realtà, cioè, è di tutti. Però sarebbe tua e di Nicole, perché okay, lì allora, c'è la roba rosa. Thomas, lì, fermo! Poi invece di quel qua... Quel coso di malato blu via, nella mia parte. È il tuo cane. È malato. È il tuo cane. Laviamolo. Questo invece... Questa invece è la parte di Giulio e Tommy. Ma abbiamo un tetto e c'è il temporale. Sta zitto. Questa è la cucina che abbiamo in comune. Cioè avete in comune. Cioè io e Giulio abbiamo una cucina in comune. Sì. Guarda Creamy che guarda il muro. È un po' come Arturo. E di sopra mi stavo facendo le stanze. In pratica succede che si sale da qua oppure da qua. Qua c'è un bagno unico. Cioè giù non so se hai visto ce n'è un altro. Cioè ognuno ne avete uno privato, ecco. E poi su. No, perché Nicole quando fa la cacca ci mette almeno un'ora d'oro. Quindi c'ho. Tu vedi qualcosa? Questa invece è la camera di Giulio e Tommy. Perché come puoi vedere c'è un bambino. Perché da voi ancora non c'è il bambino. Ma non avete fatto fichi fichi? No. Cosa? È un test. Fichi fichi. Ma vabbè, ma quella ma sì, ma era così. Non mi sono impegnato. Diventerò zia! Guarda che se è negativo ci rimane male Nicole, Ecco, lo sapevo, triste. Ma è normale, Sabri. Cioè, tu vuoi fare fichi fichi senza la mia presenza e vuoi pure che la metti incinta. È normale che non succederà mai. Cioè, devo dargli sostegno io. Ci sono rimasta malissimo. Penso lei. Poverina. È triste per la cattiva notizia. Allora, sai cosa bisogna fare? Sfogarsi con Giulio Lomena. No, ma cosa sta andando a fare? A piangere. No. Allora, Andre, vai da lei a cullarla un po'. Fichi cerca fichi. Di avere un figlio. No, no. Siedite e chiacchiera qui. Ah, tra... Senti come piange. Grazie. Non piangere, Nicole. È spazio di Sims. Guarda quanto sono bravo io. A me non servono i muri. Posto. Ma te dove sei arrivato? Scusami. Faccio io, sono fatto un po' così. Dai, Andre, vai da tua moglie fidanzata. Mi sta tradendo. No, quello è Anas, il babysitter. Perché vedi, è molto triste, allora vado all'altro bimbo. Andre, sei teso perché... Hai paura dei temporali! Vai. Io farei fichi fichi. No, ti stai andando a lamentare dei temporali. Facendo fichi fichi. Oh sì, Nicole, che paura i temporali! No, no, poverina, la Nicole siccome è un po' triste, io farei così. Non, cambiamo di pannolino, giusto perché c'è sei triste. C'è scritto caccola? No, non c'è scritto caccola. Guarda questo bel panzone! Ehi, Nicole, vorrei portarti a fare un bel viaggio di nozze, io e te. Oh mio Dio, davvero! Sì, ci voglio venire! Ciao amici, ci sono anch'io, è arrivato Giulio, hai visto? Sì, è perché è geloso di suo figlio. Tra l'altro facciamo crescere suo figlio, per favore. Ma devo fare che... Ah, oh, che se n'è andato. No, raga, io devo far crescere sia questo. No, no. Sono tu la bambina. No. Dai! No, tra l'altro dobbiamo arredare la casa. Dopo quando spegniamo arrediamo la casa, No, devi fare il video di Sasha. No, il video di Sasha, no! E perché è il mio? Vediamo tu come sarai... Oh mio Dio. Perché Giulio è a disagio? Perché è sul mio letto? Perché è bagnato. E quindi si mette sul mio letto. Ah, hai ragione, non gliel'ho ancora reclamato. No, gliel'ho reclamato. È perché si vede che il tuo è migliore. Ascolta, per me è già Giulio, rissa. Fai così, Giulio, vai a farti una bella doccia calda. Ma sto andando io in bagno. Ah, sta zitto, devi fare una doccia calda e sensuale. Ma dopo, non vedi che sono occupato. Andre, ma non vedi che Penny ha fame? No, vedo che è blu. Ma Nicole, allora fai così, dai da mangiare al cane. Riempi e chiama l'animale, chiama Penny. Riempi e chiama l'animale chiama e chiama Creamy. No, chiami Penny e Creamy. Ma carina, c'ha pure le macchie già bianche. Ma Andre, ma veramente, ma non guardi i miei video? Era da sola. Ma è blu. Era l'andagia, l'hai salvata. E mica tanto, è blu. È blu, ma è nel blu. Dipinto di Penny. Guarda come giocano, niente, Nicole è triste. Come posso farla per rallegrarla un ma po'? Ma mangiare Nicole dalla ciotola anche lei? Non posso. Chiama mai. L'animale Nicole. Ho un'idea per farla passare. Un caffè. Frigorifero, cucinati una bella macedonia di frutta. Il panda è muerto. Il panda muerto? C'è scritto lì, panda è muerto. Perché una persona deve...
Non posso cucinare. Perché? Che ne so, mi ha cacciato l'azione. Lui può, è più forte di te. Cosa state facendo voi due? Io e Tommy giochiamo alla Switch. No, mi sembrate delle persone con dei problemi invece. Ma soprattutto perché io sono sempre senza maglia. Allora, Nicole, vai da Tommy e fatti rallegrare un po'. Chiedi di ammirare le stelle. Come la faccia che ha fatto quando gliel'hai chiesto? Che c'è? No, sta scorreggiando, Andre. Sta solo scorreggiando. Ma tu ce l'hai sempre quella Andre, faccia. Sei concentrato. Perché? Non ho capito, non potevi sederti qua che almeno vedevi tutto dritto. Così almeno c'ho un po' di torcicollo, almeno sto un po' di Ah, ok, sotto. Giustamente. Vai, loro si lamentano un po' di... Oh, sì! Posto, fatto. No, perché ha lasciato gli Perché c'è il maggiordomo. Chiama No, Jennifer. È il babysitter, è il babysitter. Fa niente, lo paghiamo. Vabbè, c'è Giulio. Diciamo che il bambino è sotto infatti, i panni. Giulio, vai qua. Vedi che il bambino Fai il bucato, non puoi. Porta la cesta, almeno nella cesta puoi, Giulio. Portalo alla cesta, no? Alla cesta. Ti porta il bucato Ma adesso. Qual è il loro ok, non so. È arrabbiatissimo, Tommy, perché si bagna tutto e non ha potuto ammirare le stelle. Dice, perché sono scemo a uscire con la pioggia? C'ha ragione. Sicuramente sì. Giulio, stai andando bravissimo. Metti Guarda anche col cane, il gatto, il topo, Metti l'elefante. Ma scusami un secondo. Dimmi. Qua c'è la cesta. Sì. Ma sopra devi fare la lavatrice. Non c'è la lavatrice. Non lo metti a cavolini. Ecco perché non c'è il bucato. Un attimino. Cavoli. Oh, oh. Oh! Imbarazzato. Arrabbiatissimo Penny. Ha visto qualcosa di sbaglio, non so che cosa. Forse ha visto Penny che si faceva. Mi piace di brutto adesso Penny. Ti piace tantissimo? Sì. Allora andiamo un secondo qua in costruisci. Penny vuole venire ciul letto con me. Sì, proprio ciul letto. Ora mettiamo ciul letto. Allora, andiamo Mi nel bagno. Un'idea, potresti mettere una lavatrice qui. Immagino. Sì, non è lì. Però ci sei andata vicino. Elettrodomestici. Lavandini. Eccola qua. Io metto sia la lavatrice che l'asciugatrice. Siamo in quattro, Infatti metto la lavatrice e asciugatrice. Asciugamano asciuga. Luglia, agosto e poi. Allora, gli mettiamo questo, poi un altro cesto del bucato e quando fanno i cattivi la tinozza per lavare. Laviamo Penny? Laviamo Penny! Poi giù il letto. Ma lo stendino dove lo possiamo mettere? Perché mi sa che va messo per forza fuori lo stendino. Ma che però intanto di lo mettiamo. Va messo fuori, cosa non capisci? Mia mamma lo mette in camera. Qua, che così anche al riparo e possono stendere. Sì, al riparo. Non ho un tetto, non siamo noi al riparo. Andre, ho un'idea. Non ce l'ho più l'idea perché non posso uscire. Volevo fare un balconcino, ma non lo posso fare. Ma scusa, ma non si può stendere qua? No, devi essere per forza fuori, vedi? Te l'ho detto che bisogna fare. No, non me l'hai detto. Allora, hai visto qua il gabinetto rosa? Mamma mia, che chic. Bello. Poi gli metterei un tappeto. Bel tappeto. Perfetto. E sotto il coso? Per gli schizzi quando pisci fuori. Hai ragione, cioè, quando si fa la pipì si dice. No, io non ne ho questo? Per i gatti. Ma una cosa c'entrano i gatti? Mi sa di sì, Andre, ma ci hanno dimenticati quello per stirare. Io no, me lo sono ricordato. In bagno? Ma stiriamo, ma mettile in camera di Giulio ste cose. Ma dai, ma perché devo metterle in camera di Giulio? Ma perché devo andare in bagno, io faccio la cacca e arriva uno che vuole stirare. E adesso Giulio deve andare a fare il bucato, vai. No, fallo stirare, perfetto. Aggiorna. No, devi andare a prendere i panni sporchi. Li ha già presi. Li ha messi via. Allora, fagli prendere da là. Fai il bucato. No, prima fruga nelle tasche. Fai il bucato. No, no, fruga nelle tasche. Lo facciamo siccome è stato cattivo lavare nella tinozza. E se c'ha il passaporto dentro i pantaloni? Non si chiama Sasha. Almeno se ne accorgi, no? Perché qualcuno ha lavato il passaporto. Ma adesso è nuovo. Non faccio nomi. Non faccio alcun nome, Sasha. Allora. La freccia della verità ci potrà indicare chi è stato. Chi è stato? Guardiamo Giulio che va a fare il bucato nella tinozza. In Noi castigo! Le mondine, andiamo a lavorare. Bravo! Lava, asciuga, luglio, agosto e poi. Dateci le pesche, le banane fresche. Mettici dentro Penny adesso. No. Mettici dentro Penny. Ah, laviamo Penny. Andre, ti faccio lavare i Penny. Vai, andata. Fai un bagno a Penny. Vediamo Penny. Se Penny è magari azzurra veramente perché è sporca. È malata? No, non penso che sia malata. Poi possiamo portarla a fare una visita dal veterinario. Guarda, Giulio, adesso, guarda, siccome sta facendo gli schizzi, poi lo facciamo pulire. No, ha mandato Thomas a giocarci adesso. Ok. Vai. Gioca nell'acqua. No, dai, ma sono l'unico che può giocare nelle pozzanghere. Ma cos'è sta cosa? L'altro giorno hai giocato nella piscia del gatto. Che perché? Non so, perché hai dei problemi. Forza, Andre, lava Penny. Senza Penny mi sa che è un po' difficile. Arriva Penny. Sei a disagio, Andre? Sì, mi fa schifo vedere Giulio. Perché sei a disagio? Perché è bagnato per terra. No, sei a disagio perché? Vedi? Ah, per la... Sì, prendiamo l'uomo delle pulizie adesso, Forza, Penny, laviamoci! Hai mai fatto un bagno a un cagnone? Poi, ciulletto. Io ho solo avuto cagnoni. Ma gliel'hai mai fatto il bagno? Lava bene, Andre! Lava, grata! Vedi che adesso è diventata verde? Guarda che trio. Allora, ma Giulio, che schifo, non sai fare Guarda, niente. Guarda, abitiamo in quattro in questa casa. Siamo in tre che stanno lavorando. E la Nicole? Vaga.
Vaga. Sta giocando con Creamy, le sta grattando il sederino. È Creamy che sta giocando con lei. Vai, spazzalala un po'. Vabbè, fantastico, tu sei a disagio, Giulio è a disagio e solo Tommy è felice che sta giù. Perché sono stordito? Non lo so. Beh, Penny è malata, secondo me. Non lo so, però. Andiamoci un letto. Ma no, è perché è blu focata, un po' come no, Zacco. No, quella è blu azzurrata, è diverso. No, no, no. Allora, ragazzi, dovete scrivere nei commenti come andrà avanti arredando. Ci hanno dimenticato che c'è un bambino? Ma chi se ne frega? Vabbè, dovete scrivere nei commenti come andrà avanti a redare tutte queste cose. Penny, vediamo che ha un po' di... Sì, vabbè, ha un po' di problemi, ma tutto ok. Sia con questa famiglia, sia con quella Sasha che la mia... Oh, la mia... Chissà se saremo vivi tutti. Stiriamo, Penny? No, lo spero tanto. Io nel frattempo devo salvare... Dai. Sì, staccare qui perché mi tocca andare a registrare con il mio fantastico amore fidanzato, quello che amo tanto, quello fantastico. E detto questo, Andrea vi manda un bacione. Io vi mando un bacione, ci vediamo domani. Dai. Che schifo, mi sono sputato addosso. Con il prossimo video. Ciao cacche.